signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut con un nuovissimo appuntamento con Marvel Snap, signori. Quest'oggi con un mazzo Clog Angherie, uno dei vostri archetipi più attesi e anche preferiti, signori. Andiamo immediatamente a vedere che cosa consiste la deck, signori. Black Widow è stata buffata con l'ultima Ota Patch. Adesso il Widow's Bite è una meno 1, quindi andrà a dare meno 1 nella board nemica, oltre al fatto che finché rimane in mano l'avversario non potrà pescare. Abbiamo ovviamente Viper per dare una delle nostre carte nella board nemica, e spesso e volentieri appunto saranno o la meno 3 di The Hood oppure il meno 10 di Sentry. Ricordatevi che il meno 10 Sentry va sempre nella location di destra, mentre il The Hood magari ve lo potete gestire un po' come meglio credete, ma anche appioppare la vostra avversaria una roccia semplicemente per chiuderlo con Debris non è assolutamente male. C'è anche Green Goblin che può dare fastidio e aiutarci a cloggare, cioè chiudere gli spazi in board al nostro avversario, impedendogli poi di giocare. C'è una doppia combo nel mazzo, oltre al fatto di quindi dare pezzi e riempire la board nemica con schifezze, a quelle schifezze gli daremo un bel meno 1 tirando la nostra bellissima Azmat. Azmat darà meno 1 forse a tutte le altre carte, ma le nostre carte non subiranno il meno 1 in quanto giocheremo anche Luke Cage. Inoltre abbiamo un'altra carta che fa effetto di meno 2 forza alle carte di costo 1, 2, 3 nella location in cui viene giocato con ongoing, ed è Menting. Menting, questa incredibile, incredibile variant di cui vado fierissimo di aver speso 1200 gold. E ovviamente abbiamo Shang-Chi per i pezzi toll, abbiamo Sentry per la tempo play e allo stesso tempo per la clog play. Abbiamo Aliot che nonostante il nerf a 3 di body rimane una buona carta, anche se adesso il reach che fa con 3 è molto molto inferiore, quindi si sente, assolutamente si sente. E ovviamente non può, imprescindibile, il nostro Mobius, carta veramente chiave, carta talmente chiave che lo andremo a portare infinito. Mobius purtroppo è una carta, signori, che adesso per il momento dovete mettere per forza in tutti i mazzi, mentre per esempio vedete Jeff in questo mazzo noi non lo giochiamo nonostante sia una carta fortissima. Non possiamo fare a meno di Aliot, cioè non possiamo fare a meno di Mobius. Mobius che andiamo a splittare in questa bellissima forma che imposteremo come preferito. No, io direi di andare immediatamente a giocare il nostro mazzo. Forse il ladder questo mazzo se la cava ancora meglio che in Conquest, perché in Conquest magari una volta che l'avversario sa della nostra strategia può provare a giocarci un po' intorno. Il ladder, quando ti accorgi che sei contro un clog, probabilmente è troppo tardi. Cosmo Gremisi, non possiamo giocare le nostre carte a costo 1, 2, 3 lì. L'avversario gioca Snowguard, che genera due pezzi nella propria mano. Grande tela. Ora noi andremo immediatamente a tirare Black Widow, che il meno 1 glielo vogliamo appioppare. E devo dire che Mobius qua, essendo un mazzo Loki, non mi dispiacerebbe pescarlo. Non mi dispiacerebbe pescarlo. Allo stesso tempo qua noi possiamo andare per la cloggata mistica. Io penso che vado a tirare Debris qui in maniera tale da cercare di cloggarlo il prima possibile. Dopodiché giocheremo Menting. Lui gioca Agente Coulson e gioca il Widow's Bite. Andiamo a cloggare board. Se prende la sua, ovviamente prende la nostra, perché siamo un po' sfortunatelli. Qui potremmo andare o a fare una play molto aggressiva del tiro Green Goblin qui e lo chiudo, che non è male, oppure andiamo a tirare Menting centro. Come potete vedere, praticamente è vero che è uscito anche Terra Selvaggia, l'avversario qui ci ha scammato completamente, ci ha costretto a tirare Menting, ma noi non ci preoccupiamo, innanzitutto perché ci si è spostato il pezzo, ma soprattutto perché noi abbiamo una cosa che il nostro avversario non si aspetta assolutamente. Assolutamente, che in realtà noi non possiamo più fare, cioè Luke Cage. Se io faccio Luke Cage, che faremo per forza adesso, suppongo, no? Sono abbastanza costretto a fare Luke Cage qui, però lui si potrebbe aprire lo spazio. Qua la situazione è terribile. Dobbiamo sperare che Sentry possa bastare. Non facile. Purtroppo questa location ci scamma parecchio. Vabbè, siamo abbastanza costretti a tirare Luke Cage.
l'avversario tira il Devil Dinosaur. Se il Devil Dinosaur venisse portato in mezzo, mi farebbe un piacere grossissimo. Invece viene portato in mezzo l'uno. Male, 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 caro Marut. Male, male, male. Qui ci sarebbe stata una gran carta. Con lui risolviamo veramente poco. Tra parentesi, qua andiamo a perdere anche destra. Siamo stati un po' unlucky. Grande tela. Grande location di M. Grande location di M. Cioè, ha rovinato completamente tutti i piani. Completamente, vabbè. Ogni volta che partiamo con l'idea e la voglia di fare l'angherie, le angherie le subiamo soltanto per tutta la durata del video YouTube. Ma ormai siamo consapevoli di questo. E non ci fermiamo di fronte alla prima angheria. Siamo contro il grandissimo Syllabi. Famosissimo. Caro Syllabi, sarebbe bello partire di The Hood. Dimensione oscura. Dimensione oscura è una location che può dare fastidio se gioca dei mazzi combo. Maria Hill, mi sa che questo è un altro mazzo Loki. Insomma, abbiamo capito che Mobius, se lo pescassimo, insomma, nessuno si offenderebbe. Andiamo a tirare Black Widow, lui va a tirare dei Collector. Tutto molto bello, tutto molto fun ed interactive. Gli abbiamo anche dato un punto a dei Collector. Beh, non vedo cosa possa andare peggio di così. Qua dobbiamo tirare Mobius il prima possibile. Lo tiriamo adesso, prima che l'avversario faccia porcherie con Loki. Ha giocato tre carte, Kitty. Toglie il meno uno. Una è il Black Widow. Black Widow che non c'è, cioè il Widow Spectre, non so perché, ma si vede. È baccato, però. Sentry lo possiamo tirare qui per fine partita. Così nel mentre noi ci chiuderemo destra. Lui va a fare punti con The Collector. Continua a fare punti con The Collector. E qua noi probabilmente proviamo a chiudere. Proviamo a chiuderlo. Potrei anche fare una mossa del genere. Il problema è che lui Kitty la gioca a cui. Quindi in realtà se lo vogliamo provare a chiudere dovrei fare tipo così. Sono molto indeciso. Oppure potrei fare Green Goblin Azmat. Potrei provare a fare così. Green Goblin purtroppo rimarrà nella nostra parte di board. Questo è molto negativo. E il problema qual è? Il problema è che Sentry metterà un pezzo schifoso qui. Quindi io realmente non posso fare quello che sto, che ho intenzione di fare, ovvero tirare Aliot. Il problema è che non riesco neanche a tirare doppio pezzo. Quindi forse ci devo pensare un po' prima e tirare Azmat qui. Credo che non abbiamo out. Sinceramente. Beh, siamo partiti molto 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 bene. Siamo partiti con il piglio giusto. Due cubicini persi. Ma attenzione, perché il nostro mazzo è uno di quei mazzi e quando vince la partita poi porta a casa parecchi cubi. Quindi non è tanto un mazzo legato al win rate, ma un mazzo più legato al cube rate, che in ottica di scalata forse anche meglio. Alfredo Hayes, famosissimo. Oh, chi è questa avatar? Bellissimo. Shadowland, ecco, qui Viper non mi dispiacerebbe pescarla. Io qua snappo. Mi sento una mano god. Non ti permettere a giocare il nostro stesso mazzo. Terra selvaggia. Se siamo veramente contro Glog. Mirror match, però noi abbiamo la combo Azmat e Luke Cage che non è male. E qua possiamo fare Mobius. Però in realtà potrebbe anche essere un Miracle. Quindi potrebbe essere anche un mazzo con Beast. E invece lui ci appioppa il pezzo di Viper. Molto molto scorretto. Opponent va detto. Qui noi tiriamo Green Goblin. Non dovrebbe mettere doppio pezzo al centro. Lui tira Debri e lo chiudiamo. E qua godo. E qua godo. Qua godo. Qui godo.
E adesso noi lo proviamo a chiudere. Tanto noi qua siamo già messi male. Che cosa potrebbe mai andare storto? Facciamo Viper. Facciamo Luke Cage. Ok, lui si è chiuso, quindi ha fatto carnage, quindi in realtà ha distrutto tutto. Ok. Fa Luke Cage anche lui. Gli appioppiamo il meno 2. Ok, Luke Cage per entrambi, quindi Azumath sarà completamente inutile. Adesso bisognerà capire come provare a vincere questa partita. Peccato che Carnage è una meno, è una 8 e non una 9. Qui la situazione è complessa. Allora, Black Widow per non farlo pescare la possiamo giocare. E io penso che è complesso, cioè o abbandono sinistra. Ok, veramente difficile questa play, eh? Perché il pezzo di The Hood lo voglio prendere per Washington. No, per forza così. Attenzione, lui gioca Dottor Octopus, noi ci siamo chiusi, quindi in realtà non entra niente. Appioppiamo in Ember Widow's Bite. Il problema di questa play qual è? Che se lui gioca. Il problema di questa play qual è? Che se lui gioca. Aliot. Abbiamo perso. Però Aliot è stato nerfato, io voglio credere che lui non lo giochi. Menting sulla carta sono più punti. Cioè, viene annullato dal Luke Cage. Ok, l'avversario si. Avversario si ritira, signori. Il nostro demon da 9 gli faceva tanto tanto paura. La nostra America Chavezza umana. Ok, abbiamo vinto la partita, signori. Quello che vi dicevo prima, signori, perché quello che dice lo zio è verità. Sempre, sempre e comunque. A discapito di uno dei commenti che ho letto che diceva che non sempre è quello che dice lo zio. Quello che dice lo zio è sempre verità. Abbiamo perso due partite, abbiamo perso due cubi. Ne abbiamo vinta una, ne abbiamo 24. Abbiamo vinto il doppio dei cubi, vincendo, vincendo la metà delle partite. Questa è l'incredibilità di Marvel Snap. Signori, se non l'avete già fatto, lasciate un bel like per supportare il canale e andate a seguire il canale Instagram. Cioè, questa. Allora, è uscito qualche bundle con questa tizia, perché non è possibile che anche Slot Augusto ce l'abbia. Attenzione, Terra Selvaggia. Continuano a uscire location che teoricamente ci stanno favorendo. La Cloggana. Mobius un po' annichilito. Non buono. Io la faccio. Sono tentatissimo. Questo non pesca più, bro. Io lo faccio, dai. Io lo faccio. Signori, non rifatelo a casa. Questo signore non pescherà più. A meno che non c'ha modo di spaccarseli. Però io gli ho pioppato 4 e dico 4 Widow's Bite. Ora se lui è un self-destroy impazzisco perché. No, pigliateli tutti, bro. Pigliateli tutti. Durante il terzo turno mescola la tua mano nel mazzo e pesca 3 carte. Teoricamente non potrebbe neanche pescare. Qua non ha senso prendermi The Hood, non so neanche quanto senso abbia fare Debris. Forse Debris meglio di Widow's Bite. No, che scam. Ha giocato di tutti, però vabbè, però questa è un'ingiustizia clamorosa. Questa è un'ingiustizia clamorosa. Cioè, vi pare che gioco Clock e questo mi sta a giocare Self Destroy con Carnage dietro? È tutta un'angheria sto gioco. Tra parentesi, ho scartato. Cioè, con Yondu mi ha distrutto Mobius, quindi. Ce l'avrà anche detto a zero questo tizio.
grandissimo peccato. Ora. Dovremmo provare a vincere questa partita. Come? Non si sa. Non perché non si sa. Per il momento facciamo così, lui decide di cloccarsi e va a prendere Venom. Non ho capito perché sta a mettere tutti questi punti centrali dove io sono chiuso, però. Forse perché vuole fare più punti di Knull, probabilmente. Ho due carte in mano. Allora, qui noi facciamo Demon, cioè teoricamente dovrei tirare Azmat, quindi come ne usciamo? Il problema. Come facciamo a uscire da questa situazione? Pessima. Vabbè, questa play qua, finché lui non snappa la possiamo fare. X23, questo è Killmonger probabilmente. L'unica cosa positiva di tutto questo ambaradan. È che lo chiudiamo. Quindi andiamo a vincere una location. E tecnicamente è noi con Shang-Chi più niente. Avversario snappa. Sto cercando di capire con cosa avremmo potuto provare a vincere. Shang-Chi non avrebbe distrutto Carnage, quindi ammazzavo Knull, ammazzavo eventuali Death. Vabbè, perdiamo un cubo. Signori, abbiamo perso 3 partite su 4. Abbiamo perso 3 cubi totali. Ne abbiamo vinto uno, ne abbiamo vinti 4. 4 partite abbiamo un plus minus di più 1. E questa è una cosa assurda. Ovviamente per quanto riguarda invece la classifica, perdere 3 partite comunque incide, come è giusto che sia. Però nella scalata pre-100, in questo momento ne saremo in positivo. A meno che Terra Selvaggia non è la hot location, che sta uscendo tutte le partite e quindi la gente sta giocando Glog e quindi qualcuno sta giocando Self Destroy, a questo punto mi sta venendo il dubbio. Che è uscita letteralmente tutte le partite. Quindi sicuramente sarà out location. Noi comunque andiamo a tirare Mobius. Su Mobius snappiamo. Che contro il suo mazzo è molto forte. Perché potrebbe essere un Loki deck. Gioca Kraven, quindi gioca sicuramente il movement. Mindscape no, anche no. Allora, io qua li provo a piappare il Green Goblin. Purtroppo la carta che lui ha giocato adesso sarà tipo Silk o qualcosa del genere. Ah, Green Goblin contro Green Goblin. Pronto? Tutto a posto, bro. Tutto nella norma? Non so perché mai uno debba giocare Green Goblin nel suo mazzo, però. Vabbè. Angela Jeff. Io Metting lo vorrei tirare, il problema è che gli do Luke Cage. Questa è una cosa super negativa. Qua l'alternativa è fare una cosa del genere. Però poi gli do Metting.
Questa cosa qua non è bella. Potrei provare a chiuderlo. Cioè potrei provare a chiuderlo e fare una cosa tipo Debris Luke Cage. Vediamo. Ok. Il problema è che gli ho dato Aliot. E non è neanche l'ultimo turno questo. Ah, lui non ha voluto più pescare. Che brutta persona. Vabbè, diciamo che questa location qua è persa e potrei giocare Widow's Bite into Gitti. E probabilmente Aliot se lo gioca dopo. Ah, questa mi sembra una giocata geniale da parte sua. Cioè io con gli Luke Cage in campo lui si è messo tutte quelle robe lì. Ma si serve, bro? Noi sappiamo che lui tirerà Aliot. Aliot andrà a 12. Lui prenderà un meno 4 dal nostro Azmat. Il problema è che come vinciamo. Mentini ha fatto una giocata molto, molto intelligente, devo dire. Complimenti, bro. Giocata molto, molto intelligente da parte sua. E qua l'unica speranza è che non gioca Aliot e gioca tipo America Chavez, tipo. Non succederà mai, però. Cioè, ti ho dato Aliot, perché non dovrebbe giocarlo? Questa è una partita da retreat, non ha senso giocare. Questa è una partita da retreat, ma Escape ci ha rotto le scale in una maniera assurda. Stavamo benissimo con la nostra mano. Purtroppo questo è il motivo per cui io poi quando non gioco i change location non ai mazzi mi triggero. Perché le location spostano troppo. Sarebbe bello un giorno che mettessero una mod di Marvel Snap. Voi direte, ma Marut, ma Marvel Snap è nato con le location? Sì, sarebbe bello giocare senza gli effetti delle location. Cioè con tre rovine in campo. Io sarei curioso di provare Marvel Snap senza le location e vedere che cosa succede. Vedere che meta si crea. Io sono convinto che il gioco ne guadagnerebbe di skill sicuramente a pacchi. O quantomeno a nerfare le location che. C'è tipo l'X-Mansion, cioè che location. Cioè perché devi dare una carta casuale, ma almeno dello stesso costo di mana, no? Cioè, dovrebbe essere un RNG un po' più controllato. Di alcune cose. Cioè dopo questo turno aggiungi qui una carta dalla mano di ogni giocatore. Aggiungi qui la carta meno costosa di ogni giocatore. La più costosa di ogni giocatore. Cioè entrambi la stessa. Cioè capite che vi voglio dire. Lasci comunque la varietà che vuoi dare al gioco con le location. Ma quantomeno. Quantomeno diventa un po' controllato. Cioè così è troppo RNG sfrenato. Questa era parte di Forge Kitty, vediamo che cosa scende da Sakara. Non scende Viper, giustamente, capito? Non scende Viper, è vero che io potevo pure evitare di metterlo qui e di essere un po' meno stronzo. Questo è vero. Questo è sicuramente indubbiamente vero, bro. Però vabbè, facciamo finta che cioè, mi sono autocantelato, non so perché vedi poi quando uno si triggera, no? Sta a pensare a delle cose, non pensa alla partita. Poi Marvel Snap dal punto di vista punitivo è strapunitivo come gioco. Cioè appena fai un misplay hai perso. Matematico. Marvel Snap è così. Ed è il bello anche di Marvel Snap. Però porca di quella maiella, cioè uno non si può neanche sta a deconcentrare un attimo a dire delle cose. Che subito succedono delle angherie. Ora fammi recuperare qui Adam Warlock per lui. Storm per noi. Wind aid my hand. Io adesso avrei potuto tirare Manting che era fortissimo. Che era fortissimo, invece ho deciso di autocanterarmi, insomma. Mossa geniale da parte mia. Non posso neanche fare Azmat perché depotenziare le mie. Questa cosa è atroce.
Menting giocherebbe per uno. Che io vorrei prendere il pezzo di The Hood. Giustamente l'avversario snappa perché dice questo mi ha dato Luke Cage, perché è uno stronzo Marut. È uno stronzo Marut, concentrati. Concentrati perché non va bene. Ti richiamo all'ordine. Ci facciamo l'ultimo game e ci facciamo l'ultimo game come si deve, eh? Concentrati, senza misplay, senza trigger. Questa che poi in realtà è la regola proprio per scalare, è proprio questa, raga. Cioè quando tiltate proprio potete solo perdere cubi, potete solo fare misplay, potete solo perdere la lucidità di vedere le play giuste. Quindi è sempre negativo, sempre allontanare la negatività, soprattutto quando si vuole scalare. The Raft. Dargli il Widow's Bite mi sembra ottimo. Ah, perfetto. Abbiamo solo carte che danno cose all'avversario. Praticamente in draft dove non vuoi fargli chiudere la location prima. Sul mondo di Mojo. Ah, siamo in un mirror match. Interessantissimo. Che figata, bro. Che figata pazzesca. Ora io Widow's Bite te lo pioppo qua. Gringomio te lo pioppo di qua. Vai per te la gioco dopo. Lui ti dà Storm su The Raft. Widow's Bite, Widow's Bite. Tanto qua è poco importante. E quasi questa è persa. Quindi qua provo la mossa aggressiva. Provo a fare questa giocata. Perché tanto secondo me lui qui va per chiudere la location. Noi lo chiudiamo a destra e ci giochiamo tutto centralmente. Invece no, perché lui gioca a Spider e ci deve prendere la 1. Adesso destra l'abbiamo vinta. Qua la situazione è complessa. La situazione è molto complessa perché Debris potrebbe essere rischiosa. Però è vero pure che lui cioè potrei chiuderlo. Il problema è che se lo chiudo e l'avversario si ritorna magicamente. Ora io vorrei capire l'avversario che paura, cioè perché ha passato avanti di 4-0. Forse perché lui c'aveva solo carte tipo Goblin, Green Goblin, cose del genere. Vabbè. Abbiamo vinto un cubo, io me ne farei un'altra al volo. Comunque avete capito la strategia del mazzo, a parte gli scherzi, a parte... Dovete stare attenti, dovete capire dove cloggare, però quando cloggate vi dà la soddisfazione. Cioè vedere l'avversario che non può giocare più niente è una soddisfazione molto, molto, molto figa. Molto bella. Ovviamente dobbiamo stare attenti anche ai nostri positioning, perché potremmo rimanere, con il termine tecnico, inchiappettati dalla nostra giocata. Qui lui tira Quinjet, noi su Mobius snappiamo immediatamente. Te lo schiaffo qua, onde evitare che qua ci sia tipo la location che annulla gli ongoing. L'avversario tira anche dei collector. Tra parentesi abbiamo anche una rete fognare che a noi il nostro Azmat. Altare della morte. Ora io altare della morte non gli posso. Cioè non gli posso dare Black Widow. Questo è il problema. Non gli posso dare Black Widow. Che il Black Widow lui mi dice grazie. Tra parentesi, l'altare della morte anche una location. In realtà io potrei vincerlo questa location se pescassi Viper dandogli il pezzo di Sentry. E non posso dargli il Black Widow. Non posso dargli il Black Widow. Passiamo. Lui tira gente corso per avere mana extra. Comunque fate i punti su The Collector. Vabbè. Contento lui, contenti tutti. Noi qua andiamo a tirare Menting.
l'unica cosa è non abbiamo Luke Cage al momento in mano. Ecco, se avessi avuto Luke Cage al posto di Black Widow non mi sarebbe dispiaciuto. L'avversario tira Rogue e ci ruba Menting. No, ci ha rubato Mobius. Ci stanno succedendo cose. Lui ci ha rubato Mobius. Grandissimo scam. Grandissimo scam. Vabbè, tiriamo Azmat adesso, io direi, no? Tiriamo Azmat e Debris. E poi proviamo a fare Sentry Viper. Lui c'ha un botto di mana. Lui ha un botto di mana. Decidi di spostare Jeff. No, no, l'angheria di Blackport, no, ma cos'è questa giocata? L'ha presa da gente Coulson, tutte di incombo, mamma mia, che ho appena visto, che ho appena visto, ma che è sto scam? Ma che scam? Ma che scam clamoroso? Ma cosa caspita ho appena visto? No, vabbè, qua siamo ai limiti della vergogna. No, questa non me la merita ora. Cioè, stavo apparecchiando una combo finissima per più appare di meno 10 sull'altare della morte. Abbiamo vinto la partita. Questo ha fatto una cosa proprio un'angheria clamorosa. Che zozzeria che ha fatto. Che zozzeria. Eh, 15 punti non penso che basteranno mai. Ci sono rimasto malissimo, raga. Ci sono rimasto malissimo. Non posso chiudere il video YouTube con sta partita perché ho fatto troppo male, quindi ne faremo un'altra. Ne faremo un'altra. Comunque vedete che angherie, cioè. Uno fa un clog angherie, ma quali angherie? Quali angherie? Qua sono angherie subite, porca maiella. Sono angherie subite. Appena vuoi provare a fare un mazzo un po' diverso dal solito. A parte che con sto mazzo ci abbiamo fatto anche il gold ticket. Quindi forse in realtà è più un mazzo da conquest a questo punto. Inizio a pensare che i ladder ci fanno delle angherie clamorose. I ladder ci fanno delle angherie clamorose. A questo punto inizio a credere che sia più un mazzo da conquest. Perché in conquest si è comportato benissimo. Siamo arrivati al ticket gold. Brother, stai calmo. Stai calmo perché mi agito, ok? Stai calmo perché tanto è tutto sotto controllo. Il meno uno. Non ti preoccupare. Luke Cage. Tanto non peschi sto giro. Vabbè, sono sicuro che sia un. Cioè che sia l'hot location perché è uscita a tutte le partite sta roba. Sono parecchio sicuro. L'avversario gioca il bite, gioca l'orso. Ah, ha deciso di. Ah, hai capito. Come ci ha fatto una play clamorosa. Pazzesco. Ha fatto una play talmente incredibile che il gioco si è imballato. Si è rimbambito. Però c'è da dire una cosa: che se io vinco questa location qua, vinco pure questa. Quindi vinco la partita praticamente. Si è rimbambito il gioco, però. Non ha capito niente di quello che è successo. Non ha capito assolutamente niente. L'avversario snappa fortissimo delle sue carte, signori. Noi qua andremo a tirare il nostro Menting. Rogue che va a rubare che. Cioè adesso, no? Io voglio capire una cosa. Io devo mantenere l'abrigo, però allo stesso tempo non voglio andare sotto Shang-Chi. Quindi se voglio mantenere l'abrigo potrei tirare qua, ma potrebbe essere troppo poco. Se entri qua sotto Shang-Chi. Però se io rivelo per primo, tecnicamente se io rivelo per primo non me lo ammazzo. Il blu va di white. Ok.
Infatti la reghettiva è caro, Mr. Opponent, lei voleva farmi tante 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 angherie. Io adesso voglio credere che lei non giochi Claw, perché se lei gioca Claw o Blue Marvel io impazzisco completamente. Cioè questo lo dico, lo dichiaro tranquillamente. Adesso in teoria non dovresti giocare, perché se hai fatto White Queen e hai preso la carta più costosa, sai che ho Aliot in mano. Dovresti avere un briciolo di cervello. Quindi adesso ti do due opzioni di gioco. Non stai tirando Blue Marvel o Glow. Aspetta, 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 che devo vedere Azumat. Lui gioca Azumat di mazzo. Io impazzisco. Lui gioca Azumat di mazzo. Così. Non ce la posso fare. Io devo controllare innanzitutto prima di chiudere sto video, perché penso di aver subito abbastanza. Cioè, inizi la settimana in questo modo. Sì, potrebbe essere preparato. Ah, ok, era la hot location. Perché veramente. Quindi ho deciso di portare questo mazzo nel giorno più sbagliato dell'anno. Non solo, potevamo fare sto video giocando Conquest. Sicuramente sarebbero uscite delle partite meno angherie. La mia salute ne avrebbe sicuramente giovato di più. E niente, signori. Quindi. Semplicemente c'era Terre Selvagge in hot location e quindi molte persone giocavano queste robe qui. Vabbè. Come sempre trovate il mazzo in descrizione. Io spero di aver subito abbastanza angherie anche per toglierle a voi, signore, e tutti i nipotini che mi seguono. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione e una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le serie live. Non mancate.